a tutti cari ascoltatori e benvenuti in questo video in cui affronteremo un argomento che riveste una grande importanza nell'epoca di oggi, più precisamente nell'epoca post 2015. Benissimo, oltre che interessa una fetta non indifferente del mercato globale, come anche una fetta non indifferente del tempo libero che le varie persone passano in un modo o nell'altro. Benissimo, cominciamo. Tratteremo della figura del giocatore medio di oggi, videogiocatore medio di oggi, ecco. E dunque, e quali problemi, situazioni questo pone a chi i giochi li sviluppa? Bene, il videogiocatore medio di oggi è esigente, se lo si può mettere davanti a un videogioco che abbia delle limitazioni, diciamo così, eccessive, chiaramente un gioco non, con una visuale puramente dall'alto al basso, anche se con un'ambientazione pienamente tridimensionale, con la possibilità di avvicinare la telecamera al suolo, allontanarla e tutto, comunque sia una visuale puramente dall'alto al basso, comunemente detto anche top down, non può più andare bene perché è una evidente limitazione di quello che il videogioco permette di fare nell'ambiente tridimensionale virtuale in cui si ambienta. Il povero videogiocatore si sente perso e perde l'interesse per giocare, si sentirà abbandonato e quindi passerà un altro gioco. L'altra cosa importante del videogiocatore medio di oggi è le questioni di fronte ai quali pone con questa sua esigenza i sviluppatori di giochi, è che il videogiocatore medio di oggi vuole poter giocare sempre e ovunque, e non importa con cosa, ma possibilmente con qualsiasi cosa. Vuole poter giocare, che sia un personal computer, sia uno smartphone, un tablet PC. Perfetto, quindi cosa fa lo sviluppatore che vuole offrire simultaneamente queste due possibilità, cioè creare un gioco che non ponga limitazioni eccessive, anche se lasciare queste limitazioni accorcerebbe notevolmente, faciliterebbe notevolmente lo sviluppo del gioco e allo stesso tempo permette al giocatore di giocare il gioco ovunque, sempre su qualsiasi piattaforma. Beh, soddisfare in particolare la seconda richiesta è l'unica cosa che forse può farlo in maniera garantita il browser game, che non appoggi nemmeno all'utilizzo della libreria di grafica 3D WebGL, perché sfortunatamente ci sono browser che ancora non lo sopportano. Però per tutto il resto c'è la soluzione. Un tipico browser game che va su tutto. Bene, ma come si fa appunto a garantire invece anche la prima richiesta? Cioè che il gioco non ponga particolari limitazioni, anche se la disponibilità per un browser game di certe librerie, come potrebbe essere nel caso del C o del C++, la libreria grafica OpenGL, non c'è. Beh, serve un upgrade tecnologico che permetta di fare tutto quello che il giocatore medio desidera avere sotto mano, con farlo però con gli strumenti che ci sono. Quindi magari una modesta libreria 2D, implementare tutto quel che serve
per un rendering tridimensionale che non pone, non si limita alla visuale top down o qualche visuale, diciamo, così comoda. Abbiamo parlato di upgrade tecnologico. Cosa intendevo con questo? Intendevo dire, in questo caso serve ovviamente un upgrade tecnologico sul fronte dell'algoritmica che, ricordiamo, mettendo a disposizione strumenti teorici e concetti sottostanti che permettono di implementare in un sistema programmabile funzionalità che altrimenti non si potrebbero con nessun artificio hardware, lo permette. Benissimo. Quindi sul fronte dell'algoritmica. Adesso perveniamo e cominciamo questa visita guidata nell'evoluzione di un particolare browser game che si pone principalmente queste due categorie, si pone l'obiettivo di soddisfare questi due tipici requisiti del videogiocatore medio. E dunque quali problemi ci sono a livello dello sviluppo. Dunque si tratta del gioco che, ma spero che uscirà fra al massimo qualche settimana in forma più o meno già completa, comunque giocabile, versione beta abbastanza consistente, fra qualche settimana al massimo, però di cui una prova dell'engine già fra qualche giorno dovrebbe uscire. Il browser game, che è l'engine di rendering in particolare, il motore grafico in senso lato, dietro al gioco Grand Order Enforcer Chaos City, e come appunto è stato possibile evincere questi upgrade tecnologici per renderlo veramente così, non limitato alla visuale top-down e non eccessivamente limitata neanche su altri fronti, come quello del movimento libero e di un realismo non indifferente, ecco. È ovviamente un'ambientazione complessa, anche se con qualche limitazione, ma qualche limitazione che, se il gioco avrà successo, potrà essere eliminata con qualche altra miglioria, persino meno ingegnosa di quelle che sono state fatte finora. Bene, allora cominciamo questo fantastico viaggio, in cui vi accompagno nei pochi minuti che restano di questo video. Quindi ciancio alle bande e andiamo a vedere cosa ci potremo aspettare da rendering engine dietro questo futuro gioco, rendering engine che si chiama Phalanster City 3D. Andiamo.